Che derby è stato, secondo il suo punto di vista, e soprattutto se è soddisfatto di questo risultato? Sicuramente un bel derby, combattuto, forse non era a livello di derby che siamo disputati ultimamente, ma soddisfacente. Io vedo il risultato, come ho detto già in televisione, come bicchiere mezzo pieno, dove siamo sul livello giusto, perché noi volevamo vincere questa partita. Avevamo possibilità di bloccarla, di chiuderla, non siamo riusciti, abbiamo dato possibilità all'avversario di tornare in partita, ma sono molto contento come squadra, purtroppo che siamo già abituati a giocare in 10 contro 11, come squadra ha reagito, come ha tenuto e alla fine anche tenuto difensivamente, ma tentato anche sempre in avanti di creare una sorpresa e vincere la partita. Buonasera, mister. Un bicchiere mezzo pieno e anche un bicchiere mezzo vuoto. E allora ci dice perché è mezzo vuoto anche. Chi ha detto che è mezzo vuoto? No, se è mezzo pieno vuol dire anche mezzo vuoto. È un bicchiere intero, se è metà pieno. Un po' di Sì, ma filosofia. 13 litri mi mancano per riempire un litro. Un'altra considerazione, ha mai pensato di far entrare Mauri o Ederson nel secondo tempo prima che si verificasse l'espulsione di Biagio? Sì, ho pensato tante cose, per questo ho mandato anche i giocatori di riscaldarsi, perché in dipendenza come si svolgeva la partita, tra Ziani o uno più offensivo potevo scegliere, ma lì dopo non ci sono stati più dubbi, e ho aspettato anche fino all'ultimo, fino all'infortunio del Radu per cambiare terzo, perché la squadra ha giocato benissimo, due fasce hanno coperto e giocato in maniera eccellente, per questo non ci sono stati anche bisogni di distruggere questa omogeneità della squadra. Allora, volevo chiederle per quale motivo è uscito Le Pesma ed è entrato Sei. Prima cosa sul cambio, siamo rimasti in 10 e io volevo salvare anche la possibilità qui in velocità con palla in piedi che si può uscire, che si può accompagnare l'azione con Nanasi, Hernandez. A mio avviso siamo riusciti anche a accompagnare queste azioni offensive. Con Ledesma potevamo avere forse più sicurezza davanti alla difesa, ma più la corsa con questi altri due. Ma visto che il bicchiere è mezzo pieno, cerchiamo di sorridere un po'. Se lei fosse un giornalista stasera, che voto darebbe a Hernanes? Ma che Daniel stasera ha fatto tutto, allora 10. Prego. Buonasera. Mi sente? Prego. Sono 2-0, quindi andate per l'Arbancia, giovedì dopo il derby. E senza sfondo che parte l'aspetta? Cioè, chiedi di non ambiente vuoto, ma un risultato 2-0, come si da affrontare questo Ma momento? sono sicuro che non sarà una partita tranquilla, anche senza tifosi, che mia squadra tenterà di mettere questo fuoco che manca da fuori e che tenterà e farà tutto per passare il turno. Comincia un po' l'emergenza, mi sarei preoccupato perché. Quando sono tornato in spogliatoio, i primi pensieri sono stati chi è diffidato, chi salta, perché due già che saltano la partita contro Fenerbahce, tre che saltano contro Juventus, soprattutto che tantissimi saltano da parte sinistra, allora devo valutare giorno dopo giorno chi torna, se torna anche a disposizione, e valutare in che maniera e con che giocatori posso giocare. L'ultima, prego. Buonasera. È una partita, insomma, piuttosto strana, no? Lei alla fine, lo diceva forse all'inizio, è soddisfatto veramente, cioè in fondo è una partita che la Lazio poteva chiudere 2-0 nel primo tempo della ripresa e probabilmente non ci sarebbe stata neanche l'espulsione. E
però comunque, come anche margine di partita, due tempi molto diversi. Cioè, primo tempo la Roma non ha fatto una difensiva, nulla, la Lazio poteva raddoppiare. Secondo tempo la Lazio però si è un po' schiacciata comunque dietro, anche come atteggiamento al di là dell'espulsione, che mi è sembrato. Ma non lo so, ma già prima della partita io ho detto che non sono mai contento con un pari. E anche questa volta non sono contento, ma sono soddisfatto in maniera in cui è uscito questo pari e come squadra si è comportato durante 90, quasi tutti i 90 minuti. Ma primo tempo siamo stati quasi perfetti e sicuramente meritavamo qualcosa di più perché non abbiamo lasciato questi spazi a loro tra le linee, questi passaggi o dietro la schiena nostra, siamo riusciti a bloccare l'avversario e dopo pochi minuti abbiamo avuto un rigore che poteva ammazzare l'avversario, poteva chiudere definitivamente questa partita, non siamo riusciti. Dopo è normale che si subisce un po' sul livello morale, che si tenta anche coprirsi bene per poter di nuovo di reagire o di agire, e penso che troppo avvicinato sono arrivati questo rigore, espulsione, così che era un po' partita o questo periodo della partita molto strana, ma siamo stati bravi di chiudere gli spazi e non lasciare a Roma occasioni salvo questi su palle ferme. Bene, grazie.